Sanremo Live, in collaborazione con Spina Santa, in via Stadio 3 a Melito Porto Salvo. Liquori, dolci, miele, marmellate. Illimitabile re delle bibite al bergamotto. Il Bergotto. Macelleria di Angelo Passalacqua, Viale della Libertà 1, Melito Porto Salvo. Carne frullata di prima qualità, maturata con il nuovo armadio di frollatura Maturmit. Puoi trovare i prodotti Scavolini da Cimobili Catanea, Via Nazionale, Corso Umberto I, Bova Marina. Perché Sanremo è Sanremo! Sanremo Live! Perché Sanremo è Sanremo! Sanremo Live! Amici di Melito TV, siamo in compagnia di due grandi della musica, abbiamo Enzo Evitabile. Buongiorno. E Peppe Servillo. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. La prima cosa da chiedere, come state dopo la prima esibizione? Normalissimi. Come così, cantare in un, sul palco di amici, oppure l'emozione c'è stata ieri sera? Ma c'è l'emozione, e c'è un, è un'emozione a noi familiare, perché diciamo che dopo 30-40 anni di roba ne abbiamo fatte, e, insomma, Zigat Festival, Uomo dal Mondo, eccetera. Sanremo è particolare perché la tua terra è qualcosa che vedevi da piccolo, no? Nella televisione in bianco e nero, a partire dal nostro costume, al nostro ricordo. Credo che appartenga pure alle nostre famiglie, è la nostra tradizione rispetto alla televisione e allo spettacolo. Quindi per noi è comunque un grande onore essere al Festival di Sanremo. Tra le altre cose, insomma, Peppe già c'è stato come vincitore con gli Avion Travel nel 2000. Sì, però non è che vesto i panni dell'esperto, che poi saremo, ogni Sanremo fa storia a sé. Questa edizione è molto accogliente verso i musicisti, verso la musica, e noi siamo ben contenti di portare un brano che invita a non rinunciare mai alla possibilità di ricominciare da capo nella vita, quando si hanno delle difficoltà. La forza della volontà. Sì, ricominciare da capo, ci sono degli illustri precedenti, in questo senso, anche se Enzo con questo brano ha voluto aprire questo sentimento a una condivisione generale di tutti, rivolgere questa canzone e questo sentimento ad un grande pubblico che, riconoscendosi in essa, ce la restituisce, carica di senso. Io volevo sapere, avete detto questo non è un duetto ma è un dialogo. Certo, perché un duetto è una cosa preconfezionata, secondo me, in un testo che ha un obiettivo, quello di essere cantato a due e avere una sintonia quasi simultanea della parola e del suono. Il dialogo ha più possibilità. Ci sono dialoghi che sono fatti di testi dove tu scrivi il tuo testo e l'altro artista scrive il suo testo, e che presuppone anche il dissenso, nel senso che quando io ho scritto una canzone con Guccini, per esempio, che era un tema sulla morte bianca, non è che ci siamo detti: Francesco, il tuo testo però deve essere esattamente in sintonia con quello che dico. No, può scegliere l'autore di essere protagonista a modo suo in quel tema. Questo invece è un dialogo veramente che si muove nella dimensione anche del teatro, perché Peppe rilegge questo testo, rilegge la parola che diventa suono, rilegge il suono che diventa parola, quindi rilegge il racconto, si posiziona, si orienta alla sua maniera nel testo, e quindi ne dà simultaneamente un'altra lettura. Questo per me è il dialogo. Parliamo invece dell'album che uscirà il 9 di febbraio, ci saranno degli inediti, due questo è compreso? Sì, ci saranno due inediti, questo che è il Coraggio di ogni giorno con Peppe Servillo, poi ci sarà un altro brano Respirando Navigando, è un best of della mia carriera, parte dall'82, dai miei incontri del passato, James Brown, Tina Turner, Africa Bambaataa, Richie Evans, Randy Crawford, José Feliciano, continuano gli incontri nella world music, Khaled, Houston Dur, Manu di Bangogo, Rambregovic, Dabiturè, che sarà con noi venerdì insieme a Travel, e finisce con Peppe Servillo con Il Coraggio Tutti i Giorni. È un omaggio alla mia musica in forma canzone, e non c'è luogo migliore per promuovere, secondo me,
la propria musica in forma canzone, non può esserci un luogo migliore di Sanremo. Che... Però è la prima volta, perché in un'intervista hai detto che negli anni 80 e 90 era roba per ricchi e poveri. No, non ho detto questo, che io ebbi dei seri problemi con la mia casa discografica che era la EMI, che dichiarò una mia ingestibilità perché per un mio rifiuto a Sanremo, ma non a Sanremo, il mio era un rifiuto a un modo di fare Sanremo, nel senso che ai miei tempi c'era la canzone per Sanremo. Già preconfezionata? No, non mai preconfezionata, perché un'opera ha sempre bisogno di una creatività, anche un prodotto ha bisogno di creatività, assolutamente, mai è preconfezionata, però c'è un obiettivo, c'è una canzone che deve avere una durata, deve arrivare alla gente, una serie di cose. Poi c'era un testo che si doveva muovere o nella protesta oppure nel divertimento, insomma c'erano dei codici di appartenenza che in quel periodo non mi rappresentavano e che mi stavano un po' stretti. Oggi in un festival come quello di Claudio Baglioni, che ci ha permesso c'è più libertà. Sì, io ho fatto un pezzo mio, una canzone scritta da me, una canzone che ho condiviso con Gino Pacifico, lui ha avuto delle imbeccate, questa cosa per me è importante, come scrivere a quattro mani, non è la quantità delle parole, non è la quantità delle note che fa la collaborazione, è la qualità delle cose. E allora io mi sono detto, perché non andare a Sanremo a promuovere la mia musica in forma canzone davanti a un mare di gente, visto che c'è questa possibilità? È naturale che tu, quando sei libero, vai con la tua musica, con il tuo suono, credo che sia... diventa familiare, perché noi ieri ci siamo sentiti sul palco esattamente come quando abbiamo fatto il premio Tenco, quando abbiamo vinto la targa Tenco, va bene. Invece Peppe, la differenza tra il 2000 adesso e poi insieme ad Enzo? Ma ripeto, ogni Sanremo fa storia a sé, è passato anche tanto tempo, io non mi metto il cappello dell'esperto, una grande emozione per me personalmente comunque esserci, perché poi la sfida più grande per noi è quella di essere compresi da questa grande platea. Non venire qui con la presunzione di credere che il pubblico non possa comprendere quello che tu dici, ma la certezza che tu devi riuscire a far comprendere quello che hai scritto. Soprattutto avere anche la forza di portare un pezzo così importante che probabilmente non è nell'immediato orecchiabile, però... Sì, e interpretarlo nel modo dovuto. Poi la canzone ha una storia che è lunga una settimana, e il valore aggiunto dell'interpretazione, che per noi che siamo artisti di palco per tanti concerti all'anno, è una verità incontrovertibile. Dopo il festival, a cosa ci aspettiamo? Dopo il festival uscirà in aprile il disco nuovo degli Avion Travel, un disco di inediti dopo più di 10 anni, è una cosa di cui sono contentissimo, avendo vinto con loro il festival di Sanremo. Quindi noi ringraziamo Enzo Avitabile e Peppe Servillo, vi lascio il microfono così potete fare un saluto agli amici di Melito TV. Cosa dire agli amici di Melito TV? Che viva la vita, viva la musica e pregate. Io però prima di chiudere una domanda te la devo fare, ma è vero che Tina Turner ti voleva portare in una... o comunque ti ha incuriosito un po'? Diciamo bene le cose, io nasco cattolico, nel senso che ho fatto la prima comunione, poi Tina Turner mi fece shokubuku, mi avvicinò al buddismo di Nichiren Daishonin e per 4 anni ho praticato Nam-myoho Renge-kyo, che è una sorta di mantra. Mo non stiamo a perderci in quello. Ma ci siamo, perché io pure sono cristiana, anch'io bene o male mantra. Quindi poi fece un'altra esperienza la seconda volta in America, quando ho conosciuto Sri Chinmoy, ho fatto un percorso di preghiera silenziosa e di meditazione. E poi, dopo una vicenda personale della mia vita che non sto qua a raccontarvi, sono ritornato cristiano in cammino, nel senso un cristianesimo un po' più libero. Poi pian pianino, con il tempo, ho adattato come preghiera d'azione il rosario e oggi ho accettato anche i sacramenti con una coscienza diversa, e quindi sono pure cattolico. Questo è un meraviglioso messaggio, veramente, ti ringrazio. No. È una cosa mia intima, tu me l'hai chiesta ed è doveroso che io te la racconti, però ognuno prega
alla sua maniera, ognuno ha il suo linguaggio, anche il silenzio è preghiera, e non c'è assolutamente, non è la Chiesa il fine, ma il fine è la Chiesa è un mezzo, il fine è l'illuminazione, quindi inshallah. Grazie Denzo, invece un saluto agli amici di Merito TV, Peppe. Anch'io saluto tutti gli ascoltatori e sono in compagnia piacevolmente di Enzo, che con grande pudore parla di cose molto importanti anche per me. Enzo Abitabile, Peppe Servillo, alla prossima. Sanremo Live.